presento un attimo Alfa, in quanto è una società relativamente giovane, nata solamente nel 2016, quindi 6 anni fa, dalla fusione di 2 aziende municipalizzate che gestivano il servizio idrico in solamente 20 comuni della provincia di Varese. Nello scorso anno si è completato il subentro nelle varie gestioni comunali di tutte le reti di fognatura e degli impianti di depurazione, quindi su 139 comuni, mentre invece sul settore acquedotto il totale delle gestioni al momento è di solamente 103 comuni, in quanto per gli altri comuni è presente all'interno del lato un gestore di tipo tutelato. Tutte queste subentri nelle gestioni comunali sono avvenute sostanzialmente negli ultimi 3 anni, di conseguenza per la maggior parte dei comuni Alfa è un gestore relativamente recente. Ad oggi il bacino d'utenza gestito da Alfa è di circa 600.000 abitanti e allo stato attuale gestiamo un totale di circa 4.300 km di rete e oltre 1 migliaio di impianti che vanno dalla captazione, ai trattamenti e alla distribuzione. Data la giovane età di Alfa, purtroppo stiamo scontando le gestioni passate e di conseguenza anche gli indicatori di ARERA, in particolare l'M1, risultano essere fortemente disomogenei all'interno della provincia. Diciamo i risultati migliori li possiamo trovare prevalentemente concentrati nella zona sud, che rappresentano diciamo, i comuni prevalentemente gestiti dalle vecchie società municipalizzate da cui poi diciamo, sono entrati in Alfa e l'hanno costituita. Nel 2021 il valore M1B di ARERA sui 103 comuni gestiti era pari a circa il 46%, di conseguenza eravamo classificati in pieno in classe D. Questo però, come si può vedere, la gran parte dei comuni, circa la metà dei comuni, risultano essere in classe E, con valori che arrivano a superare anche il 60%, un valore medio che si attesta intorno al 57%. Questi comuni, diciamo, in classe E sono sì distribuiti lungo la provincia, ma concentrati principalmente nella zona nord, che è una zona molto differente da quella sud, che è urbanizzata, gravita intorno alla città metropolitana di Milano. È una zona pedemontana costituita da piccoli comuni con fonti di approvvigionamento legate principalmente alle falde superficiali o addirittura direttamente da sorgenti. Questo significa che poi, come quest'anno, in caso di forte criticità dal punto di vista della siccità, questi sono i primi comuni anche ad aver subito la crisi idrica, quindi tutto quello che sta dietro sono stati anche momenti in cui anche qui è stato necessario iniziare a razionalizzare l'acqua. Di conseguenza, al fine di rispettare gli obiettivi imposti anche da ARERA per la riduzione del valore M1, una delle strategie intraprese da Alfa è stata quella anche di ridurre le perdite, fare ricerca perdite attraverso una tecnologia di tipo satellitare. Di conseguenza abbiamo avviato un progetto in collaborazione con 2F che prevede lo studio di 4.200 km di rete. Rispetto ai 4.300 gestiti, purtroppo abbiamo dovuto escluderne al momento circa un centinaio a causa delle dimensioni dell'immagine satellitare che non consentiva di coprire l'intero territorio gestito, quindi una piccola porzione a sud-est della provincia in questo momento è stata esclusa da questo progetto. Una prima acquisizione dell'immagine satellitare è stata fatta alla fine del mese di aprile. Purtroppo ci sono stati dei problemi sull'acquisizione di queste immagini, che quindi è stata posticipata ai primi di maggio, e l'immagine quindi è stata acquisita il 12 maggio. Tempo una settimana è stato possibile iniziare l'attività a campo a seguito delle attività svolte appunto a 2F tramite l'applicazione dell'algoritmo sviluppato da Asterra. Quindi, come detto, il 16 maggio sono iniziate le attività a campo di ricerca e di individuazione puntuale della perdita,
a cui ha fatto seguito ovviamente le attività di riparazione delle perdite. Il termine di questo progetto è per dicembre di quest'anno, quindi entro dicembre di quest'anno concluderemo le attività di ricerca perdite puntuali su questi 4.200 chilometri. La tecnologia alla base di questa applicazione è costituita dalla ricerca di prelocalizzazioni di perdite idriche all'interno delle reti. Queste prelocalizzazioni vengono rilevate tramite l'acquisizione di immagini satellitari, o meglio radar montati a bordo di satellite, che individuano la presenza di acqua potabile all'interno del sottosuolo tramite l'analisi di due parametri fisici che sono la costante dielettrica e la conducibilità elettrica. A queste viene poi associata anche la presenza delle tubazioni, quindi un file georeferenziato delle nostre reti, in modo da sovrapporre questi due risultati e identificare le aree di interesse, le cosiddette appunto prelocalizzazioni. Queste prelocalizzazioni sono quindi delle aree con un diametro di circa 100 metri di diametro, quindi la precisione comunque del satellite va a ridurre le zone di interesse a questi appunto 100 metri, dopodiché è comunque necessario andare a campo ad effettuare una ricerca perdite puntuale con metodologie diciamo più tradizionali, quindi metodologia elettroacustica a cui siamo credo tutti abituati ad avere a che fare. Per riassumere brevemente le fasi del progetto, possiamo dire che le fasi sono cinque. La prima è quella appunto dell'acquisizione dell'immagine radar, acquisita tramite il radar montato a bordo del satellite. Sarebbe possibile effettuare la stessa operazione di acquisizione dell'immagine anche con un radar montato a bordo di un aereo. In fase di programmazione del progetto l'avevamo escluso da questa ipotesi a causa della presenza prima di tutto dell'aeroporto di Malpensa, comunque un aeroporto tra i più grandi in Italia, in secondo anche per la presenza di molti altri aeroporti all'interno del territorio gestito che avrebbero fortemente vincolato le attività tramite aereo, mentre invece tramite satellite non ci sono stati problemi ad acquisire i dati su tutta la provincia. Lo step successivo è quindi quello di realizzare una pulizia dell'immagine in modo da avere dati corretti, coerenti, andando ad eliminare tutti gli errori che possono essere causati dal passaggio dell'onda attraverso l'atmosfera o da rimbalzi dell'onda su ostacoli a terra. A seguito di questo, appunto come detto, tramite l'applicazione di un algoritmo è possibile andare ad identificare le zone di interesse e quindi le prelocalizzazioni che poi dovranno essere ricercate a campo in maniera, come abbiamo detto, puntuale. Ovviamente poi il termine di tutto questo è a seguito della ricerca puntuale, quindi l'identificazione a terra della perdita, c'è la riparazione della stessa. Vediamo un attimo adesso i risultati che abbiamo ottenuto. Come detto, abbiamo indagato 4.200 chilometri di rete. Su questi 4.200 chilometri sono state rilevate più di 1.000 prelocalizzazioni, il che si traduce nell'andare ad indagare poi a campo un totale di solamente 520 chilometri a confronto dei 4.200 iniziali. Allo stato attuale, come detto, il progetto non è ancora terminato, siamo attorno al 60% di avanzamento. Su questi punti che sono già stati indagati, allo stato attuale ne abbiamo riscontrati che in circa il 37% di queste 600 prelocalizzazioni indagate era presente almeno una perdita. Questo si traduce nell'aver individuato ad oggi circa 340 perdite a campo. Questo perché molto spesso capita che su una singola prelocalizzazione vengano individuate più di una perdita. Le perdite rilevate, come si può vedere dal grafico in alto a sinistra, sono prevalentemente concentrate sulle tubazioni di rete, quindi oltre la metà si trovano appunto sulle tubazioni di rete. Un altro 25% è rappresentato da tubazioni di allacciamento e una piccola percentuale invece si tratta di perdite
post contatore, quindi diciamo di competenza dell'utente finale. C'è stato anche circa il 10% di queste perdite che una volta andate a campo sono state trovate probabilmente già riparate, in quanto queste prelocalizzazioni sono risultate essere silenziose, ma tra la data di acquisizione dell'immagine e la data di verifica a campo erano state riparate una perdita all'interno di quest'area di interesse. L'anno precedente Alfa aveva già testato questa tecnologia con un progetto pilota su circa 500 km di rete, distribuite in maniera più o meno uniforme su 15 comuni della provincia di Varese da nord a sud. Su questi 500 km di rete possiamo vedere che i risultati sono molto simili a quelli che stiamo ottenendo da questo nuovo progetto. Quindi il numero di prelocalizzazioni con perdite sono sostanzialmente i medesimi, attorno al 35-37%. Stessa cosa per quanto riguarda il numero di perdite individuate, che si assestano più o meno intorno al 50% sul numero di prelocalizzazioni trovate inizialmente. E comunque sempre superiori al numero di prelocalizzazioni contenenti perdite. Lo stesso cosa possiamo vedere anche su, diciamo, gli indici di rendimento, che seppur sembrano essere leggermente inferiori rispetto a quelli che avevamo riscontrato l'anno precedente, scontano il fatto che in questo momento, a causa della siccità che ha colpito la provincia di Varese, ci ha costretti ad iniziare il progetto dalle zone nord, quindi quelle che avevamo detto essere fortemente diciamo svantaggiate per il tipo di approvvigionamento. L'anno scorso, quindi nel 2021, abbiamo già riscontrato che in queste aree diciamo non l'affidabilità, ma il rendimento di questa tecnologia risultava essere sensibilmente inferiore rispetto a quello che si può ottenere su territori più urbanizzati, come quelli che sono caratterizzati nella zona sud della provincia. Di conseguenza ci aspettiamo che entro la fine del progetto anche questi valori tornino a essere quantomeno in linea, se non addirittura migliori dell'anno precedente. Vi mostro ora tre casi di studio abbastanza importanti che hanno caratterizzato questa prima fase del progetto. Il primo parliamo del comune di Cugliate Fabiasco, che è un piccolo comune anche qui montano, a nord della provincia di Varese. In questo caso osserviamo non l'intera rete, ma solamente una porzione di rete, quella sottesa a un serbatoio, che comunque serve la gran parte della rete. Questo semplicemente per enfatizzare maggiormente i risultati. Dall'analisi satellitare sono state riscontrate 7 perdite, di cui poi solamente 5 sono state riparate, mentre 2 a seguito di ulteriori verifiche sono state escluse. Nel grafico sottostante possiamo vedere l'andamento dei volumi immessi in rete per ogni singola giornata, da cui si può osservare come le perdite siano state riparate in 2 tempi successivi. La prima più evidente nella parte sinistra del grafico attorno al 20 di giugno, mentre le seconde attorno ai primi di luglio, in maniera un pochettino più evidente, comunque si può vedere un importante decremento. Questa riduzione di perdite si assesta attorno al 25%, quindi si tratta di un ottimo risultato. Il secondo esempio, si tratta del comune di Bedro Valcuvia. Anche qui, come il caso precedente, delle 4 perdite, poi solamente 3 sono risultate essere effettivamente delle perdite. Stesso caso di prima, la riduzione dei volumi immessi in rete è stata di oltre il 20% e ha permesso appunto quindi di ridurre in maniera significativa i volumi immessi in rete. In questo caso si tratta proprio di tutto il volume immesso in rete, in quanto essendo un comune molto piccolo è dotato solamente da una fonte di approvvigionamento e un serbatoio che va in rete. Ho aggiunto poi un secondo grafico in basso a destra che invece rappresenta il livello del serbatoio nelle giornate della riparazione delle perdite, in quanto seppur non correlata con le perdite ovviamente che stavamo cercando tramite satellite, ad un certo punto si è aperta una perdita abbastanza importante all'interno della rete.
Avendo già a disposizione le prelocalizzazioni individuate dal satellite, è stato possibile andare ad intervenire in maniera più incisiva per riparare queste perdite e avere più tempo per andare a identificare la perdita che stava mettendo in crisi il sistema. Infatti le perdite che sono state riparate quando il livello del bacino ha ricominciato a salire non sono quelle, diciamo, non è stata quella che si è aperta nel momento in cui abbiamo iniziato le riparazioni, bensì quella è stata riparata dopo più di una settimana, ma sono quelle identificate tramite satellite. L'ultimo caso è quello del comune di Brebbia, anche qui su 3 perdite rilevate da satellite, 2 sono state quelle effettivamente riparate. Tramite la riparazione di queste perdite su una piccola porzione del comune è stato possibile ridurre di quasi il 10% le ore di funzionamento delle pompe di rilancio che garantivano il servizio. Parimenti alla riduzione delle ore di funzionamento delle pompe si è avuto anche un importante decremento per quanto riguarda i volumi immessi in rete. Tutto questo ovviamente, poiché tutte le, diciamo, questi 3 casi l'acqua immessa in rete passava tramite un sistema di pompaggio e quindi non scendeva a gravità a servire la rete, si traduce anche in una riduzione, quindi in un risparmio energetico. Nelle settimane successive alla riparazione di queste perdite si è rilevato in alcuni casi anche riduzioni di quasi 200 kWh di consumo, quindi oltre a un risparmio economico si è avuto anche comunque un risparmio energetico di non utilizzo della risorsa. Per concludere, quindi possiamo dire sicuramente che l'effetto migliore dell'utilizzo di una tecnologia di tipo satellitare è sicuramente sui tempi di esecuzione di questa attività, in quanto in circa 6 mesi riusciamo in questo modo a battere, tra virgolette, tutti i 4.200 km in gestione, mentre invece con una tecnologia puramente tradizionale ci sarebbero voluti 5 volte il tempo che ci stiamo impiegando, quindi oltre 2 anni di lavoro. Ovviamente quindi questo tipo di tecnologia permette di efficientare il numero di perdite al giorno trovate e di conseguenza ottimizzare sia le risorse disponibili ma anche l'impatto ambientale che comunque il movimento di operatori sul territorio per andare a effettuare ricerca perdite può comportare. Io con questo ho concluso, vi ringrazio.